Ministero della Salute, Istat e Croce Rossa Italiana sono questi i soggetti della grande campagna di comunicazione per fare a 150.000 cittadini italiani il test sierologico. È la campagna di sensibilizzazione dei cittadini, promossa nei giorni scorsi dal Premier Giuseppe Conte, volta a informare l'intera popolazione, tra cui potenziali partecipanti, dell'avvio dell'indagine. 2.000 comuni interessati in tutta Italia per capire l'estensione dell'infezione nella popolazione e descrivere la sua frequenza in relazione ad alcune variabili come l'età, il sesso, la regione di appartenenza, l'attività lavorativa e valutare con attendibilità il tasso di sieroprevalenza. Viene fatta la chiamata, la persona dopo la riconferma dei dati anagrafici gli viene chiesto una breve intervista sullo stato di salute, quindi se ha avuto negli ultimi 4-5 mesi problemi respiratori, febbre, insomma tutte le varie sintomatologie legate al Covid. Dopodiché viene chiesto e invitato a partecipare appunto a questo screening. Viene dato il, noi abbiamo vari centri nella regione in cui è possibile recarsi a fare l'esame e dopo 2 settimane l'esame viene dato il risultato e in base al risultato poi chiaramente i dati vengono raccolti appunto ai fini statistici. Nel caso in cui il paziente risulti positivo e rientra nell'iter della regione toscana, quindi il tampone è tutto l'iter.